La prevenzione del tumore al seno non si ferma nella seconda ondata di Covid-19 e in Toscana va avanti lo screening mammografico per la diagnosi precoce. Anche nel 2019 la campagna di screening ha avuto un grande successo. Sono state invitate 33.998 donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni e oltre il 70% ha risposto all'invito, mentre le donne tra i 70 e i 74 anni che hanno aderito sono state il 77%. Adesso la Toscana ha deciso di rafforzare il sistema di prevenzione, come ha sottolineato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, durante la conferenza nell'ambito del mese di prevenzione del tumore al seno, Ottobre Rosa. E quindi, nonostante le energie, il personale, le risorse che dovremo mettere per fronteggiare l'emergenza Covid, il messaggio che io qui ho voluto dare è che sull'oncologia, in particolare sul tumore al seno, noi comunque manterremo e garantiremo quei livelli di assistenza e di prevenzione che sono necessari per una civiltà come quello che noi vogliamo sia moderna, la civiltà toscana. Anche se durante il lockdown lo screening si è interrotto per circa 2 mesi, la Toscana risulta la regione in cui le donne hanno la miglior sopravvivenza per tumore della mammella in confronto alla media nazionale. Questo grazie alla rete senologica regionale che comprende tutte le attività dalla prevenzione alla cura del tumore. Noi dobbiamo sapere che le donne che fanno diagnosi di tumore della mammella allo screening hanno un'attesa di vita, una sopravvivenza del 10-15% superiore rispetto a quelle che la fanno fuori dallo screening. Nessun farmaco, nessuna innovazione tecnologica consente questo tipo di differenza. Quindi bisogna fare in modo che la diagnosi precoce sia con forza nella cultura delle donne di questo paese.